Suspiria, sono stato sul set quando giravano la scena finale della Streghe, di tutta la congrega, che stavano tutte dentro la stanza così, e arriva Jessica Harper, appunto arrivava nel corridoio. Ecco, io ho assistito a quella scena lì. E devo dire che Suspiria è il film più famoso di Dario Argento in tutto il mondo, non Profondo Rosso come contrariamente si potrebbe credere. Pensate che in Giappone è uscito Profondo Rosso dopo Suspiria, e visto il successo di Suspiria chiamarono Profondo Rosso Suspiria parte seconda, quindi. Sparire, farla sparire, capito? Non ha né bevuto né mangiato nulla questa sera. Dario lo conobbi perché da ragazzina erano di queste notti che in TV fecero vedere Profondo Rosso. Mia madre dormiva. Io mi innamorai di questo artista, di questo regista, di questo film. Mi innamorai delle musiche, di queste note, di questi ritmi, di questi colori. Infatti, mi alzai dalla poltrona e andai a suonare queste note che mi ricordavo di Profondo Rosso. Mi ricordo che Dario addirittura aveva fatto amplificare le casse del cinema per amplificare appunto il suono, farlo più forte. Era veramente molto molto violento la musica, e quindi il film era bellissimo, e quando anche le musiche, devo dire, insomma, non erano male. E quindi unendo il volume potente e un film bello come Profondo Rosso, il pubblico rimase veramente molto colpito da questa, venivano attaccati da queste sonorità, soprattutto anche perché tutti i film gialli e horror che c'erano stati in Italia non avevano mai avuto una musica così predominante, così importante. Erano quasi sempre musiche di sottofondo, di orchestre, e quindi era la prima volta che addirittura un gruppo rock si cimentasse a fare una colonna sonora. Quindi siamo stati molto dirompenti con i Goblin, veramente siamo stati, penso, i primi. E anche, devo dire, finalmente in Italia, invece di imitare noi, alla fine siamo stati imitati in tutto il mondo da.